Questa festa ha una tradizione lunga 50 anni, nasce come Sagra della Castagna nel 1968 e 12 anni fa si trasforma in Festa dei Sapori Madoniti d'autunno, perché parlare solo di castagne in un territorio che è molto ricco dal punto di vista ambientale, di produzioni genuine e di qualità, ci sembrava troppo riduttivo. Abbiamo iniziato a fare le coppole in maglia, con i nostri telai facciamo i tessuti e poi realizziamo la classica coppola. La coppola arriva in Sicilia nei primi del Novecento grazie all'emigrazione, agli emigranti che andavano in America e ritornavano in Sicilia. Produciamo diversi ortaggi che impieghiamo nella preparazione dei piatti della nostra tradizione petralese. Nella zuppa troviamo intanto il fenocchietto selvatico, che viene è un'erba spontanea del nostro territorio. Poi ci sono carote, cipolle e sedano e giustamente fagioli e lenticchie. Proponiamo il bocconcino, che è un dolce tipico nostro e ha la stessa forma del bacio di dama, però è di mandorla con crema alla vaniglia dentro. È stato inventato da mio padre più di 50 anni fa. Poi facciamo le guastelle fritte, che in pratica è la pasta di pane fritta, che anticamente quando facevano il pane avanzava questa pasta, la friggevano. E poi c'è lo sfoglio, che è un dolce tipico madonita, ed è di mandorle con la tuma, cannella, cubetti di zucca, cioccolata. Da provare, sembra pesante ma non lo è. E viene rappresentato ad uncinetto, è una tecnica molto lavorata, abbastanza laboriosa. L'unità di misura del centesimo, che rappresenta il fiore del sambuco.